fatto che siate tanto numerose è proprio il segno del bisogno di salute che in questo periodo molto più rispetto a qualche anno fa si sente. La necessità, la voglia, la paura. Ecco perché tutti quanti cerchiamo risposte e quel bel titolo Ospedale di Comunità ha fatto sì che questa sera stiate qua. Il termine ospedale di comunità viene fuori nel 2014 quando c'è stata un po' la razionalizzazione del piano ospedaliero nazionale. Era l'esigenza di portare sui territori un'assistenza sanitaria particolare. L'età media degli italiani è enormemente aumentata. Pensate che il 25% della popolazione è superiore ai 65 anni e questo ha accompagnato tutta una serie di aumentato quelle che ha morbidità, determinate patologie e soprattutto è diminuito il numero poi dei giovani. Pensate alla forma del diagramma della rappresentazione dell'età media in Italia, prima, diciamo, 20 anni fa, era una piramide. La base era formata larga dai giovani, poi mano a mano si restringeva e diminuiva il numero degli anziani. Adesso c'è la forma di un rombo. L'età media, mentre prima i ragazzi fino a 30 anni erano la maggioranza, adesso pensate che il 25%, quindi un quarto della popolazione, ha più di 65 anni. La popolazione attiva è intorno al 36%, cioè di quarantenni. Questo che cosa ha portato? Aumento delle patologie, determinate patologie, i ricoveri ospedalieri. C'è stata una riduzione, come voi tutti sapete, dei posti letto negli ospedali, eccetera, una razionalizzazione, chiamiamola così. Questo ha portato che le persone ricoverate, grazie a una chirurgia più efficiente, le terapie, velocemente passano da una fase acuta e possono essere, tra virgolette, dimessi. Ma questa dimissione per liberare, faccio vedere perché nasce insomma l'ospedale di Comunità, questa liberazione di posti e quindi le dimissioni non significa che il paziente è completamente autonomo. Ed ecco perché, passata la parte acuta, c'è necessità di un luogo che venga a essere una transizione tra l'ospedale dove hanno ricevuto le cure gli acuti e la casa, dove possono andare quando ormai sono diventati autonomi, che non hanno più la necessità di determinate cure. Fino ad oggi questo non c'è. Noi ci troviamo come medici di base, ecco, e quindi l'esperienza nostra, con persone che passata, una persona anziana che si è fratturato, un operato di importanti interventi addominali, oncologici, eccetera, che passato l'acuto stabilizzato, dopo anche una settimana, 10 giorni, viene rimandato a casa. Le famiglie sono cambiate, prima un genitore, 5 o 6 figli. Immaginate persone anziane con i figli anziani, 1 o 2 figli, oppure i figli lontani, quante famiglie hanno i figli fuori? Quindi con difficoltà di assistenza, per cui noi medici di base ci ritroviamo il paziente che è stato dimesso dall'ospedale con grande difficoltà nella loro assistenza, perché sono persone che non hanno ancora l'autonomia, perché vedete la salute, tra le altre cose, non è solo una salute fisica, il benessere è un benessere che deve essere psicofisico. Partito 42 anni fa che eravamo singoli con le vecchie mutue, poi dopo piano piano la situazione si è evoluta, siamo arrivati alla medicina in rete, medicina di gruppo, medicina di associazione. Si è inteso negli ultimissimi tempi coordinare questi medici sul territorio, per cui si è creata questa AFT, aggregazione funzionale territoriale, di cui io mi onoro di essere il coordinatore, che non è una carica data dall'alto, ma sono stato eletto dai medici del territorio. Quindi è una carica che si ottiene per elezione. Però del...
E allora, come si inserisce questo discorso? Il discorso è che i medici di base lavorano con questa aggregazione funzionale, sono tutti in rete. Purtroppo con il Covid non si è potuta espletare al massimo questa nuova funzione della medicina di base territoriale. A questo punto sorge però la necessità di una, perché la medicina di base è una medicina monoprofessionale, ma sorge la difficoltà di avere anche un aiuto specialistico in questa medicina territoriale, per cui si è creata una seconda aggregazione che si chiama UCPP, di cui sentiremo parlare un attimino più in avanti, in alcune regioni già è funzionale, sempre medicina territoriale, dove lavorano gli specialisti. Nel nostro territorio sono gli specialisti ambulatoriali, invece di lavorare isolatamente nel distretto, dove una visita specialistica viene fatta dopo 5 mesi, dopo 6 mesi, una visita oculistica dopo 8 mesi, dermatologica dopo del tempo, questi specialisti ambulatoriali dovrebbero lavorare in unione con i medici di medicina generale. I medici di medicina generale potrebbero utilizzare ad hoc la specialistica territoriale. Terzo livello, l'ospedale di comunità, che è sempre territoriale, ma quello che ha confuso un po' le idee è la terminologia di ospedale, come si parlava qualche giorno fa anche con l'amico Antonio. In realtà la necessità di questo ospedale territoriale, detto ospedale di comunità, nasce nel 2014 per due motivazioni. La prima motivazione è che gli ospedali diciamo generali avevano dei costi eccessivi, e poi nella riorganizzazione di questi ospedali generali molti comuni, soprattutto del nord, avevano degli ospedaletti di cui non si sapeva più che fare, e quindi non avendo più delle specializzazioni importanti, allora è partita questa situazione dell'ospedale di comunità, di cui la regione Campania al momento ne dichiara solo uno, contro il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana, in cui sono più di 200-300 di questi ospedali di comunità. Perché adesso è importante per noi parlare delle ospedali di comunità? Perché nel piano di nel PNRR, Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, Ripresa e Resilienza, l'ospedale di comunità, che in realtà nel piano è indicato in un altro modo, poi per diciamo, semplicità si chiama OPC, ma nel piano si chiama struttura per le cure intermedie, per chiamare SC. Comunque, è emersa la situazione che l'Italia ha chiesto dei fondi per riformare la sanità territoriale, perché nella pandemia si è visto che si è detto sempre, all'inizio si diceva che il territorio non funzionava, in realtà erano le forme intermedie del territorio che non funzionava. I medici di base hanno funzionato entro certi limiti per come era permesso funzionare. Tenete presente che all'inizio non ci dà nemmeno le mascherine, perché ce le compravamo le mascherine. Perché dobbiamo fare sempre i conti con quelli che sono stati questi quasi due anni di epidemia, di pandemia più che altro, e quelle che sono state le risposte politiche da parte sia a livello nazionale, regionale che locale. Queste considerazioni ci portano a un'affermazione importante, che stasera ne parliamo. Ne parliamo di un ospedale territoriale, di un ospedale di vicinato, di un ospedale che dà una risposta, anche se sta nelle linee guida della Regione Campania, adesso in funzione di quello che è stata la tragedia di questa epidemia, di questa pandemia. Risposta politica importante, risposta politica che deve far riflettere un po' tutti, le persone sia addette ai lavori e sia che non sono sono gli usufruitori del Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale, voglio far una piccola retrospettiva,
è nata nel 78 grazie a quelle che sono state le persone che hanno voluto, con le loro lotte, io vi riferisco al movimento studentesco, a quelli che sono stati gli operai. Dovete pensare che prima del 78 non c'era Servizio Sanitario Nazionale. Che cosa, come ci si curava? Chi aveva i soldini si curava all'americana, chi non l'aveva purtroppo faceva di necessità virtù. C'erano gli ospedali, venivano gestiti, e questo dobbiamo dare merito al clero, pure a Pomigliano, se vi ricordate, la clinica San Felice era gestita anche da, da Monica. La, vi ricordo l'ospedale, pure un ospedale di Napoli, e quindi c'era questa gestione, non dico familiare, ma quasi. A livello del 78 c'è stata questa grossa conquista, Servizio Sanitario Nazionale, sono nate le USL, Unione Sanitaria Locali. Poi che è successo? È successo che purtroppo parecchie persone che volevano mettere le mani su quello che era, come tutte le cose, politicamente succede così, quando c'è una conquista sociale, quando c'è una conquista sanitaria e non solo, quando c'è una conquista della comunità, purtroppo c'è dall'altra parte chi rema contro. E chi sono questi qua? Quelli che hanno interessi economici, personali, quindi che sono nate dopo politicamente. Vedete che è un discorso molto molto soffuso, è un discorso che non riesce a, non ci si riesce a capire subito. È nato dalle USL, sono nate le ASL. Qual è la differenza? C'è una grossa differenza. Le ASL sono state a gestione solamente economica. Che significa economica? Significa che doveva andare a pareggio del bilancio. Non siamo assolutamente andare a fare spese pazze, assolutamente no. Però queste spese, questo pareggio di bilancio, che cosa ha portato? Ha portato purtroppo a ticket, ad altre diciamo incombenze economiche da parte dell'utenza, e quindi si è perso un pochettino quello che era l'aspetto sociale della sanità. Quindi riflettiamo su questo. Adesso che è successo dagli ultimi 25 anni, e qui politicamente bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello locale. Il legislatore fa una scelta sanitaria giusta, perché tra le strutture di lungodegenza e purtroppo insomma il calvario che devono sopportare le famiglie per acquisire chiaramente infermi al loro interno, c'è un deserto, c'è la terra di nessuno. E quindi l'ospedale di comunità nasce fondamentalmente insomma per avere un approccio diciamo di tipo clinico e terapeutico per quanto riguarda le patologie non acute, che possono essere puntualizzate meglio e possono essere trattate meglio, sgravando chiaramente gli ospedali maggiori di oneri impropri. E cosa ancora più importante, determina chiaramente un sollievo alle sofferenze che tante famiglie patiscono nell'accudire i propri cari, con gravi difficoltà di ordine economico, sociale e quant'altro. Però in questo momento vorrei farvi notare alcune cose. L'ospedale di comunità nasce con una struttura chiaramente di organico, che prevede fondamentalmente un approccio di tipo infermieristico, mentre invece le figure di ordine medico sono previste nella misura di 1, che dovrebbe avere chiaramente un orario di circa 6 ore al giorno. Vorrei capire come si fa a gestire una struttura diciamo che avrà la sua complessità nel momento in cui insomma, si prevede una pianta organica di questo tipo. Invece ci sarebbe bisogno di un numero congruo di medici, i quali chiaramente devono fare, come faranno gli infermieri, che saranno nella misura di 9 o 10, perché si prevedono delle strutture che vanno da 20 a 40 unità di posti letto, questo in relazione chiaramente alla popolazione, ma se noi non abbiamo un personale medico che faccia chiaramente H24, quello che normalmente si deve fare anche negli ospedali maggiori, noi chiaramente non risolveremo nessun tipo di problema e creeremo soltanto un altro carrozzone che non servirà a niente.
e nonostante noi siamo persone di centro-sinistra, io vi voglio far notare una cosa, che è una battaglia che dobbiamo fare tutti quanti insieme, perché il ministro per il Sud fa una battaglia seria per quanto riguarda la ripartizione dei soldi del PNR. Noi abbiamo vissuto per esempio una anomalia per quanto riguarda gli asili nido, che non erano, sono stati sottostimati, sono stati sotto e sono stati non finanziariamente insomma messi in condizione di funzionare al sud per una vecchia ripartizione insomma del piano economico. Ma ricordatevi una cosa, che Milano per esempio ha avuto più posti di asili nido rispetto chiaramente a molte altre realtà del sud che ne erano completamente sprovviste. Ma questi ospedali di comunità, che da noi non esistono proprio, invece esistono al nord. Al nord esistono gli ospedali pubblici, tutto questo aspetto. E purtroppo i finanziamenti insomma, che sono previsti, va bene, andranno per la maggior parte a strutture che già insistono sul territorio, le quali potranno programmare una dotazione strumentale e di personale che è nettamente superiore a quella che noi potremo mettere in campo nel nostro maggiorato sud. Quindi questa è una battaglia che dovrà chiaramente fare riferimento alla battaglia che la ministra del Sud ha fatto. Già, le forze politiche, in particolar modo il centro-sinistra, si deve impegnare affinché chiaramente questo tipo di ripartizione insomma veda luce anche in questo campo, perché se no noi non andiamo da nessuna parte. Perché io ripeto sempre la stessa cosa: chi ha il ruolo di amministrare una città ha il dovere di non creare false illusioni, false aspettative, di alimentare speranze che non possono essere poi realizzate. E mi preme fare il primo passaggio per la questione che interessa tutti noi di Pomigliano, quella della clinica San Felice, che non ha niente a che fare con l'ospedale di comunità, parliamo di cose completamente diverse. Io ho seguito come presidente di commissione la questione della clinica San Felice, perché dovete sapere, molti di voi addetti a voi già lo sanno, che negli ultimi tempi c'è stato un passaggio di proprietà della clinica Menuccio e della clinica San Felice. C'era un proprietario che ha avuto dei problemi, c'è stato un concordato preventivo in cui c'era una nuova proprietà, la IOS, che fa capo all'onorevole Patriciello. Pertanto è importante chiarire i fatti: mentre lo stabile della clinica di Menuccio, con tutti i posti letti destinati al loro uso, è proprietario Patriciello, per la clinica San Felice la questione è diversa. Lo stabile è rimasto proprietà di Brotta, del vecchio proprietario, mentre i posti letti hanno la destinazione di uso da parte di Patriciello. Pertanto, visto che questa società ha in essere sul territorio una notevole campagna di acquisto, potete sapere che queste hanno acquistato anche la clinica mediterranea, oltre ad avere altre strutture nel nostro territorio come la clinica Trussa Sottagliano. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto richiesta alla sanità regionale di poter trasferire questi 40 posti letto in altre strutture. Loro che cosa? Cioè, quando come commissione, e mi preme pubblicamente ringraziare anche gli altri componenti della commissione, nella persona del dottore Filippo Beneduce, nella persona della dottoressa Passarello, che hanno contribuito con me in questo lungo iter, perché da soli, signori, non si va da nessuna parte, se non c'è collaborazione non si riesce a portare a termine niente. Quindi abbiamo cercato prima di recepire le istanze che venivano dai lavoratori della clinica San Felice, li abbiamo ascoltati, e poi dopo un lungo lavoro faticoso siamo riusciti a mettere in una commissione attorno a un tavolo i principali attori, cioè i proprietari della clinica San Felice e la persona del direttore amministrativo e del presidente, il direttore del distretto di Pomigliano, le sigle sindacali, il sindaco, e abbiamo sviscerato il ragionamento per capire qual era la situazione reale, e c'è un verbale della commissione. Alla fine la sintesi è questa: loro intendono trasferire questi 40 posti, 10 andranno ad incrementare la clinica Menuccio, e di cui 2 di questi 10 sono di cardiologia, perché è la branca più appetibile dal punto di vista economico, mentre invece gli altri 30 posti andranno a Ottaviano, alla clinica Menuccio, di cui loro sono proprietari.
Italia. Allora, che cosa si è riuscito a far prevalere in questa discussione? Una cosa che secondo alcuni è banale, ma io onestamente in questo contesto non la trovo così banale e semplice. Loro hanno garantito la salvaguardia di tutti i posti occupazionali. Parliamo di un centinaio di posti, che in questo contesto non è una cosa così semplice. È chiaro che una parte di questi dovranno andare a lavorare ad Ottaviano. Poi loro hanno parlato di questo trasferimento di posti che deve avere l'approvazione della sanità regionale. Non è che loro domani mattina possono mettere in campo questa iniziativa. E poi nel ragionamento, e qua mi fa piacere chiarire anche alcuni concetti che sono apparsi oggi nei manifesti in città, loro si sono impegnati con l'amministrazione a far sì che un territorio che esiste sul nostro territorio a via Vesuviana, quello che doveva essere tanti anni fa un luogo di un ospedale che ha fatto riferimento il dottore Antonio De Caratta, e che c'è la nostra comunità può fregiarsi di tutta una serie di professionalità che sono a disposizione della città e che su temi così importanti possono dare le dovute spiegazioni e i dovuti approfondimenti. Io sono contentissimo di questo convegno perché finalmente si stabiliscono due cose fondamentali. La prima cosa, si fa chiarezza sull'ospedale di comunità e credo che c'era bisogno di fare chiarezza perché purtroppo, come posso dire, noi siamo una città strana. Cioè noi siamo una città povigliana nella quale quando si introduce un argomento, quando si introduce qualcosa, c'è chi poi lavora e genera confusione. È come quando si fa la partita di calcio, c'è il fallo di confusione, no? Fa un ammasso di questioni e si fa il fallo di confusione. Noi con questo convegno, che è uno dei primi convegni che si fanno su questo tema, e vengo al secondo punto fondamentale, noi avviamo un percorso che poi ci porterà, grazie ai fondi del PNRR, alla realizzazione dell'ospedale di comunità. Ha detto bene Antonio, Giovanni, Gina, Peppe, Agostino, noi domani mattina non abbiamo l'ospedale di comunità a Pomigliano, noi ci dobbiamo attrezzare tutti insieme per poter fare questa battaglia per l'ospedale di comunità, senza dividerci. La comunità di Pomigliano deve essere unita in un percorso che porta alla realizzazione di questo ospedale di comunità. Partendo proprio dalla considerazione che è stato detto prima, no? Noi, se vediamo i fondi del PNRR, vediamo un calo netto rispetto alle regioni del sud e alla Campania in particolare. Ed erano gli stessi problemi della sanità che venivano e vengono affrontati in seno alla conferenza Stato-Regioni, dove la spesa pro capite per ciascun cittadino della Campania, nonostante il numero della popolazione, l'età, le patologie, eccetera, è la più bassa in tutti i dati. Questo è un dato sul quale necessariamente bisogna confrontarci. Antonio ha sottolineato un aspetto importante, guardate, questa fase pandemica forse ci ha dato una delle poche certezze, che c'è bisogno di una sanità pubblica, punto. Non c'è bisogno di girarci intorno. Per troppi anni la sanità è stata bistrattata, sottostimata e direi anche gestita male, ovunque, dal nord al sud. In questa fase pandemica noi abbiamo capito invece che si può parlare di sviluppo, di economia, di ambiente, di risorse umane, di amministrazione, di digitalizzazione, si può parlare di tutto, ma si deve parlare anche e soprattutto di sanità pubblica. E su Pomigliano noi dobbiamo raccogliere questa sfida e dobbiamo fare in modo da facilitare quella che è la sanità territoriale, che spesso in questi anni
è stata realizzata anche senza una struttura fisica. I nostri medici di base per me rappresentano già una sanità territoriale, perché ci mettono energia, ci mettono sacrificio, ci mettono sforzo, e in questa fase pandemica e post pandemica ci hanno rimesso spesso anche la salute. E dobbiamo fare in modo, come amministrazione comunale, non soltanto di fornire un fondo, un suolo o una struttura fisica dove realizzare un ospedale di comunità, non solo questo. Questo è un fatto che va rimarcato giustamente per evitare sempre quei falli di confusione, ma noi dobbiamo incrementare ancora di più la presenza di strutture territoriali che possono anche servire in una fase post pandemica. È chiaro che con la quarta ondata, in dirittura d'arrivo e con l'obbligatorietà, credo quasi certa, di fare la terza dose a tutti, chiudere un centro vaccinale, quello di Via Locatelli, che è stato realizzato bene in poco tempo, con energie, con uno scrupolo anche di risorse e con un'organizzazione fatta per bene, è assolutamente una follia. Anzi, noi dobbiamo accrescere ancora di più le strutture presenti sul territorio, perché dobbiamo fare una cosa semplice e netta: prendere atto di quelle che sono le prescrizioni nazionali e far vaccinare tutti. Noi non dobbiamo consentire ai nostri cittadini di non essere vaccinati, perché ne va della nostra salute e della salute dei nostri cari. È chiaro che chi vive sul territorio e chi amministra la città deve porsi degli obiettivi e deve fare anche delle battaglie. Guardate, io quando spesso mi capita di ragionare su alcune questioni, do anche io delle priorità assolute. La sanità pubblica è una priorità assoluta, ma dobbiamo fare in modo da mantenere sul nostro territorio anche le strutture private, facendo anche battaglia politica, perché, come posso dire, noi non possiamo lasciare che le cose scorrano così, senza magari discutere ed approfondire. E vengo al tema della clinica San Felice. Io credo che se noi siamo tutti convinti che un presidio importante sul nostro territorio, ancorché privato, debba rimanere, allora qui una forza di centro-sinistra come il Partito Democratico, come Movimento 2020, e credo anche le altre forze politiche che sono presenti sul territorio, devono fare battaglia politica. Magari la si perde, ma ci si prova, perché io non sono così convinto che è legittimo lo spostamento dei posti letto individuati su uno specifico territorio. E non credo che sia così facile spostare delle branche sanitarie da un comune all'altro, ma è una mia convinzione, posso anche sbagliarmi, ma credo che ci sia qualche difficoltà e dovrebbe emergere questa difficoltà. Non credo che quando sono stati assegnati i posti letto per la cardiologia su Pomigliano non è stato fatto uno studio sulle necessità dei posti letto di cardiologia a Pomigliano, e non credo che la stessa esigenza di posti letto di cardiologia ci può stare ad Ottaviano, con tutto il rispetto della città, dove vicino è ubicata un'altra clinica, la Santa Lucia, che pure fa cardiologia. Allora attenti a discutere e a parlare così in maniera astratta. Noi abbiamo un compito come amministrazione e ancora di più come forze politiche di centro-sinistra: porre al centro della questione i temi e approfondirli in maniera netta,
chiara in modo da veicolare al di fuori un messaggio di verità. E noi stasera abbiamo iniziato questo percorso, grazie anche alla mozione che è stata fatta in Consiglio regionale, che dà avvio e passa la palla alla giunta regionale della Campania per porre in essere gli atti conseguenziali. Siamo in una fase di avvio nella quale è necessario un coordinamento, io lo chiamo coordinamento intelligente, tra forze politiche e organizzazioni civiche. C'è un'organizzazione, un coordinamento intelligente non quando si corre per fare la primogenitura sulle questioni, non quando ci si mette la bandierina, non serve a nessuno. C'è un coordinamento intelligente quando un'intera città entra in sintonia con una questione. Oggi l'ospedale di comunità, la medicina territoriale e i nostri medici presenti sul territorio rappresentano questo coordinamento per arrivare ad un risultato, e credo che noi ci dovremmo riaggiornare ancora di più per discutere questi temi, perché il tema della sanità deve essere prioritario per tutti.